Ginocchio dal Pietro, no, il Pietro c'è, ecco, bravo, meglio, molto meglio, perché ne ho già fatte di foto col Pietro, così dopo diventa equivoca la cosa, sai com'è? Così già qui. Sì, se c'è una mucca, la facciamo. Facciamo una foto tutti. Cos'è che vuoi fare tu? Una foto tutti. Con il lago alle spalle. No, le foto lufo. Poi se le mettete sulla curva che salgo. Cosa fai, giro? Come hai? Ce l'hai ancora? Scusa, non sapevo che c'era. È beato lui, cazzo. Come andiamo? Dove? Momento. Non abbiamo ancora fatto niente, madonna. Perché ha paura che va giù il sole? Guarda che dopo arrivano i vampiri, qua. Dopo va giù, arrivano i vampiri. Ma di solito i vampiri ciucciano, no? L'importante. Oh, hai capito? Dai, preparati, no? Accendi la pila, Frangi, sono qua. Accendila. Precisa, che bravo lei. Aspetta, che se no puoi accendere la pila, che adesso andiamo dal rifugio, la riattacco. No, gli ho detto, dopo qua va giù il sole, arrivano i vampiri. Apri e accendi il freddo che ciucciano, è l'unica possibilità che hai. Spera di trovarne uno senza denti, l'importante è quello. Ma è presto, saranno le 6, scendiamo giù là in fondo e torniamo su da là. Torniamo giù e torniamo da capo. Le 7 precise. Non sei ancora contento? Ma che io ti ho contato tutti i piedi a venire su, ero dietro al culo appoggiato e lui era dietro al culo a me appoggiato, quindi io seguivo lui. Comunque, cazzo, guarda che spettacolo, l'altra volta non si vedeva così, ma che roba, cioè, no, scusa, gli Appennini, figaro, va che roba, col sole, no, ma adesso c'è il sole che brasa così, ma che roba. Anche l'altra volta era così chiaro, c'è di no. Ma non c'era la brasatura del sole sui vetri, non vedevi così, non vedevi le nuvole così che vanno giù. Ma che roba! Ma che è un po' più limpido rispetto all'altra volta. Spettacolare. Che scemo che... Ma perché sei così scemo? Ma che c'è il telefonino la prima zacca dietro? La prima, quello io. Arriva la Breva, è una mia amica, quella che c'ha il bastone, è un po' anziana, però fa niente, però non c'ha i denti.